Buonasera, ben ritrovati con Supergol. Mi scuso per la voce, spero di reggere bene l'urto della diretta. Saluto Roberto Vagnoni, colpito da influenza, stato febbrile anche piuttosto elevato, sarà con noi prossimamente. Analisi quindi concentrata quasi esclusivamente sulle vicende di un Teramo che rimane essere il Teramo che grosso modo è stato per gran parte del campionato. Una versione casalinga forte, di spessore notevole, una esterna, diciamo, molto meno importante, almeno dai risultati. Anche Viterbo non si è discostata dal trend esterno di un campionato intero, al di là di vittorie, pareggi, poche, e sconfitte, anche troppe, secondo il parere di molti. La sconfitta di ieri a Viterbo non ha un colpevole perché sarebbe assurdo buttare la croce addosso ad uno dei giocatori più importanti di questa squadra. Un errore ci sta, quando lo fa il portiere è importantissimo, diventa spesso anche determinante, ma nulla da dire a Tomei, molto più da dire sulla prestazione, sulla squadra mandata in campo da Tedino, su delle scelte che ai più hanno lasciato sicuramente interdetti. L'esclusione di Ilari su tutte fa discutere per Mimmo Mungo. Non abbiamo mai detto, almeno da Supergol, che Mungo è un titolare e deve giocare. Abbiamo però detto e posto l'accento su un fatto che Mungo stava diventando un problema che Tedino deve risolvere in qualche maniera. Certo, escludendo Ilari, questo è il mio parere, sicuramente no. E i fatti poi hanno dimostrato che probabilmente era così, considerando che al primo della ripresa Ilari è entrato in campo, al posto di Arrigoni di fatto, con Costa Ferreira arretrato a metodista, con Viero che in questa fase torna ad essere un fantasma, con Mungo che ha continuato a giocare male nella gara di ieri. Insomma, sono diverse le cose che analizzeremo in questo appuntamento con Supergol. Saluto e ringrazio come sempre Tonino Valbruni, che ahimè, purtroppo, forse dietro le quinte aveva previsto qualcosa che non andasse o che non sarebbe potuto andare per il verso giusto a Viterbo. Lo ricordo, ma non Sì, so se è in diretta o dietro le ho detto quinte. no, ho detto in diretta, ho detto un 1x. Hai detto 1x, Sì. questo è un pronostico da diretta. Sì. Comunque, mentre ti sistemano il microfono, io saluto e ringrazio alla mia destra l'ex allenatore in seconda del Teramo Calcio, Edmondo De Amicis, oggi non allenatore, però non è Ascolto. detto che prima o poi Edmondo non tornerà su una panchina, perlomeno è quello che te lo auguro e ci tengo a Grazie. portarti i saluti in diretta di Agenore Maurizio con il quale ho parlato oggi pomeriggio. E quindi ci Grazie, tenevo a riportartene. grazie. Andrea Grazie. Malatesta, buonasera, Buonasera. come stai? Sì, Bene, meglio di meglio di me, te. sicuramente, non ci sono dubbi. A Viterbo abbiamo fatto un passo indietro, al di là del risultato, perché Ma si può perdere giocando bene anche, no? io dico al di Però là, noi abbiamo fatto un passo indietro a Viterbo. ma più che altro forse condizionati, diciamo, da quel piccolo infortunio, perché io lo chiamo piccolo, quando un giocatore gioca tante partite e dimostra di essere un ottimo portiere, non va condannato per un'indecisione che purtroppo nel calcio ci sta. Anche se dico che forse come errore lo giustifico molto, perché mi è sembrato che il pallone rimbalzasse in una maniera anomala, che io ho visto che questo pallone all'ultimo momento si è alzato e Ha preso quindi, velocità, vero. Però lui è obiettivamente partito da una posizione errata, ma scusatemi, non voglio fare io il no, maestro di però calcio con i maestri di calcio in studio, però sì. mi insegnate che il portiere quando si offende normalmente è sulla lunetta. Io ho avuto l'impressione che lui partisse dall'area, quindi era Sì, già in ritardo in però partenza. stava in anticipo, perché l'abbiamo visto anche dopo, quando ha colpito di testa, lì la palla non gli è rimbalzata, ma ci è andato convinto. Purtroppo Vabbè, però sono capita, cose che Non succedono. vogliamo sicuramente soffermarci sull'errore di Tomei, Assolutamente, perché poi c'erano 90 minuti di partita, io quindi. dico che la squadra ha cominciato, diciamo, una partita
forse non adatta alla potenzialità di questa squadra, perché alla fine questa squadra ha dimostrato che quando vuol giocare gli ultimi 20 minuti ha messo sotto la squadra, anche se la squadra avversaria si Mister, stava difendendo. si sono chiusi per No, difendere il vabbè, si sono 2-0. chiusi, però se tu Fino al l'aggredisci. 20, però fino al 2-0. Sì, Il però. Teramo non aveva tirato mai in Sì, ma porta nella come ripresa. ci ha aggredito la regina quando è venuta a Teramo? Se tu ti consideri più forte, come ha detto di tutti gli avversari che noi incontriamo, Compreso perché Calabro. Calabro stesso, Regoli la domenica prima, eccetera, tutti quanti hanno detto incontriamo una grande squadra. Quindi io dico Sì, ma. che effettivamente se questa squadra mi fa 28 punti in casa ed è la squadra che ha fatto più punti assieme alla Regina e assieme al Catanzaro in casa, quindi una squadra che dà primato. È possibile che se noi facevamo, non dico gli stessi, ma gli stessi punti di una squadra normale che sta prima di noi, tipo il Monopoli, che Il ne ha Monopoli fatto. fuori è andato bene. Sì, il Monopoli fuori casa ha fatto 28 punti. Quindi 28 più 27, se li fa. D'altra parte noi siamo più Fa forti del Monopoli. 55. 53. No, 28 più 28 più 27 è 13, 55. 55. Quindi 55 dove stavi tu? A un punto dalla capolista. Ma non dico 28 punti, Sì, però, ma. mister, noi non c'è stata una sola volta nella quale in trasferta il Teramo abbia convinto, risultato a parte, anche quando ha vinto. Sì, però se, obiettivamente questa è una Cioè, noi squadra che. abbiamo un limite, no? Sì, però Chiamiamolo se tu. limite tecnico, Sì, chiamiamolo ma. limite tattico, per me è più Allora, tattico che sì, ma se tecnico. io mi rendo conto, io sono l'allenatore, mi rendo conto che questa squadra fa fatica a giocare fuori casa. Allora? L'abbiamo visto lo scorso anno. La squadra che sapeva che doveva raggiungere un obiettivo, con umiltà, ha fatto 18 punti fuori casa. Quindi una squadra che si doveva salvare ha fatto 18 punti, ma li fanno tutti 17-18 punti, almeno una squadra che gioca con delle caratteristiche che richiedeva la gara. Io sono l'allenatore, non devo giocare con un solo Mister, il modulo. problema dove sta? Il problema sta che il tecnico, noi gliel'abbiamo ripetuto dall'inizio del campionato. Quando fa questo 3-5-2 Fuori casa. con umiltà, io incontro una squadra che sta giocando con un attaccante forte, che è Dungarà. Sto giocando con un altro giocatore rapido, perché adesso le squadre si conoscono a memoria, sia la nostra. Le squadre avversarie si conoscono. Per cui io devo essere talmente umile di far giocare l'avversario, perché è troppo comodo Tu pensa giocare. che Calabro nella ripresa ha messo Molinaro, l'autore della doppietta, su Costa Ferreira? Su Costa Ferrer, però io dico una cosa, ma al Bonolis ci siamo chiesti il perché vengono questi risultati? Perché? Perché noi sappiamo che tutte le squadre che vengono al Bonolis si vengono a chiudere, di conseguenza la qualità nostra si vede, ma è possibile che noi non riusciamo a capire che fuori casa noi dobbiamo cercare di far giocare gli avversari e ripartire noi? Tu mi dici, ma come ripartiamo con Bombaggi e Magnaghi? Più Bombaggi che Magnaghi, Bombaggi è più veloce. Ma ci sta pure Minelli, qualche volta si può far giocare un contropiedista. Questo è Ha un altro giocato discorso che Molinari. affronteremo, quello di Minelli, perché Minelli, quelle rare volte che gioca, quei pochi minuti che gioca, non è mai astratto, cioè lascia sempre il segno in Ma qualcosa, ce lo ricordiamo a pari o Bari? gol a Ma ce lo parte. ricordiamo a Bari, è A entrato Bari cambiò la Minelli, ha partita. cambiato la Sì, però partita. ragazzi, è gente che ci siamo dimenticati d'avere. Cioè, Minelli non sta giocando, Sì, però se noi inutile. gli diamo uno Viero spazio. non sta Sì, giocando più. ma se il tecnico dà lo spazio inizialmente a Viero, ha dato lo spazio a Santoro, può dare anche lo spazio a un attaccante se vede che fuori casa Ah, facciamo difficoltà. allora, il problema comincia ad essere, secondo Tonino Valbruni, anche di natura tattica, Secondo perché me, l'utilizzo di Minelli presupporrebbe la rivisitazione di qualcosina lì ma davanti. scusa, ma io mi chiamo Teramo, sono d'accordo, però se io ho giocato tante partite, ne ho perse 7, 6 prima di ieri, 7 gare fuori casa, devo metterci il rimedio, come? Cercando eventualmente di far giocare l'avversario e provare a vedere quello che succede. Ma Invece ci fanno noi, la linea difensiva nostra stava a metà campo quando abbiamo preso il gol. Noi attacchiamo. Sì, vogliamo, siamo belli a vedere. secondo me è anche peggio il secondo gol.
con tre difensori schierati, il solo Tuncarà che tiene palla, vince i rimpalli che deve vincere, appoggia su Molinaro, solo. Sì, ma non abbiamo visto... L'abbiamo già visto ad Avellino, un gol identico. Sì, ma abbiamo il 2-0 di Avellino, identico al gol di ieri. Ma guardi che noi, se, statisticamente, io le ho controllate, gli avversari, quando giocano contro di noi... Sanno quello che devono fare. Oltre che sanno... A memoria quello... lo sanno. No, oltre che sanno... Non prendiamo, non prendono nemmeno una punizione, perché noi non facciamo ieri falli. Ieri una. Sì, ma non, non fanno falli. Ma perché? I nostri difensori. Allora, perché ieri Tuncarà quando è passato, si poteva benissimo giù, lo metti giù, fallo, no? Certo, e noi non vabbè, li facciamo. Io mi dispiace. Ma infatti io ho parlato ho scritto nella gara di ieri, che ancora una volta, fra le cose che non vanno, questa squadra conferma di essere poco adatta alle caratteristiche agonistiche del girone meridionale, che se ne dica, sono diverse, mister. Però, sono diverse, guarda, mister. Non mi trovi d'accordo. Okay. Lo sai perché non mi trovi d'accordo? Perché fammi ascoltare anche sì, io. Come no? Ti dico subito. Tomei, campionato a Siracusa, quindi conosce il girone, no? Cancellotti, Juve Stabia. Costa Ferrera, Trapani, Lecce, girone sud a vita, Arrigoni, Cosenza, eccetera, a vita, Mungo, a vita, Bombaggi, Juve Stabia. Anche Regina. Anche Regina. Quindi, com'è non conoscono il girone? Però messi che noi, insieme. Sì, ma è noi che non abbiamo messo nei punti cardine i giocatori. Per Magnaghi non devo inventare Bombaggi a fianco a Magnaghi. A fianco a Magnaghi ci stava Candellone. Magnaghi l'anno scorso ha fatto 35 partite e 34 ne ha fatte Bombaggi, ma non ha giocato a fianco a Magnaghi. Okay, bene, chiaro. Ascoltiamo il parere di De Amicis, da allenatore e tifoso del Teramo, e di Andrea Malatesta, perché se noi parliamo di calcio ce ne mettiamo tanta di roba dentro. Infatti sono state toccate diverse cose, ma anche sono state dette cose anche giuste, secondo me. Intanto sono d'accordo sul fatto che il Teramo fuori casa, escluso Lentini, forse dove ha fatto una discreta partita, ma con un avversario in grande difficoltà in quel momento, ha sempre fatto fatica. Sono d'accordo quando dite che, oramai è palese, questo allenatore gioca con un solo attaccante. Lui non vuole dare punti di riferimento e quindi gioca con tutte mezze punte, che siano Mung, che sia Bombaggi, che sia Costa Ferrera. Questo si è capito. D'altronde il Teramo ha dato via due attaccanti e non ha preso niente, no? Quindi questo sta a significare che questo allenatore vuole giocare, non vuole dare punti di riferimento. Però che succede? Che le buone prestazioni in casa ingannano. Noi d'altronde ingannano per la trasferta, per la domenica dopo. Mister, ma noi d'altronde andiamo fuori casa, giochiamo la stessa maniera, quindi a livello tecnico-tattico non cambia niente. A livello fisico la squadra, cioè se stava bene domenica scorsa deve stare bene anche ieri. Quindi, secondo me è un discorso mentale. È un discorso mentale. Il problema è che in casa riesci a fare la partita perché l'avversario sta lì, timoroso. Quando fuori casa vai fuori, incontri squadre che d'altronde ti devono attaccare, ti vengono a prendere alto, tu, secondo me, non c'hai la personalità per imporre il tuo gioco. Secondo me è un discorso mentale, non si spiega altrimenti. O se no, come dice il mister, a questo punto, quando vai fuori casa devi mettere un difensore in più e provare a giocare a tre dietro. Cosa che credo fosse stata fatta una volta. Ma... Però sì, Francavilla. Anche a Potenza gioca a Potenza, e ha fatto una buona partita. Che fece una ottima partita. Difensiva. Il problema è a questo sì, però punto. Ottima partita. Che poi in quel periodo il Potenza stava in forma. Perché, ripeto, a livello tecnico-tattico noi siamo la stessa... Ieri ha giocato la stessa formazione di domenica scorsa. Beh, insomma, fisico... no. Noi abbiamo detto fino a domenica scorsa, abbiamo creduto di dire che parlo di impostazione tattica, quindi tre centrocampisti, sì, due mezze punte e un attaccante centrale. L'impostazione tattica sì, poi gli uomini cambiano, no, gli uomini, certo. Perché Mungo non è Ilari, certo, o se gradisci Ilari non è Mungo, insomma fate voi come caratteristiche. Vabbè, sono con Ilari Costa Ferrera un pochettino più avanti, vicino a casa. Noi però abbiamo detto fino a lunedì scorso, ce lo siamo chiesti anche in studio e adesso mi rivolgo ad Andrea, che probabilmente il Teramo con due giocatori che inizialmente completavano la rosa perché non erano da considerare titolari, e cioè Carlo Ilari e il giovane Santoro, aveva trovato la quadra tattica della mediana e ne stava pagando le conseguenze. Mungo che non trovava spazio.
Ieri ha giocato Mungo ed è uscito Ilari per un tempo, perché certo, poi ha dovuto correre ai ripari. Il mister, ammettendo l'errore, secondo me, difficilmente un allenatore opera un cambio tattico al primo minuto della ripresa. È difficile che avvenga, eh? Non è raro, però è difficile. Pertanto abbiamo sbagliato la chiave di lettura noi, che abbiamo creduto che, o Mungo tatticamente per Tedino vale Ilari? No, io credo che, non perché lo diciamo noi, ma io credo che sia stato, concordo con De Amicis che è un problema mentale, ma perché non aiuta venire da 7 sconfitte, quindi da 7 sconfitte in trasferta, quindi è chiaro che c'è un po' di apprensione, però allora perché andare a togliere quelle poche certezze che attraverso quel centrocampo con Ilari e con Viero erano state trovate? Significa aggravare la situazione, quindi io dico che è una questione mentale, ma che si supera attraverso una variazione di natura tattica. Il 3-5-2 è un modulo che secondo me dà sicurezza, dà certezze. Secondo me più ulteriori. Continuate a dirlo e più perfetto, ma io speravo in una illuminazione notturna di, come avevo detto in trasmissione, di Tedino, ma evidentemente lui la notte, beato lui, dorme e quindi non ha avuto illuminazioni particolari. Io dico che se continuiamo così non possiamo, cioè nonostante un rendimento... Allora, questa classifica, no, cioè, se la vuoi leggere col bicchiere mezzo pieno, leggiamola col bicchiere ma mezzo pieno. Ma noi la possiamo leggere come vogliamo. Magari qualcuno la comincia anche a leggere da bicchiere mezzo vuoto, nel senso ma che... Ma è da leggere... Un cammino difficile per il Teramo rimontare squadre, tranne il Potenza, che in questo momento sembra essere un po' in difficoltà, anzi un bel po' in difficoltà, ma il Catanzaro ha ripreso a macinare gol e vittorie, la Ternana, il Monopoli, il Bari, la Regina stanno lì dall'inizio. Io non vedo come il Teramo, a meno di clamorosi rovesci che auspico, possa migliorare di molto questa graduatoria. Sono convinto... Senza considerare che il Catania e la Viterbese sono lì. Si deve guardare alle spalle, chiaro. Sì. Anche perché il Catanzaro, che c'ha 41, come dicevi benissimo tu, si è rinforzata notevolmente. Tanto. Sì. Infatti i Ritulli e di Piazza hanno fatto, hanno fatto 4 gol in 2. Poi Walter, c'è un altro discorso. Le prime 10 squadre, noi abbiamo battuto 2 sole squadre, e mi riferisco al Catanzaro e alla Cavese, solo al Bonolis. Sì. Quindi questo hai perso a Catanzaro e hai perso a Cava dei Tirreni. No, però dicevo, delle prime 10. Sì, ho capito. Tu hai vinto solo con queste. Ma in casa? In casa. Quindi stavo dicendo, fuori casa, a Cava hai perso, a Viterbo hai perso, a Potenza hai perso, a Monopoli hai perso, con la Regina, va bene, hai perso come confronto diretto, eccetera. Ternana hai pareggiato. Diciamo, a Bari. Quindi, che tra parentesi a Bari è arrivato, diciamo... Vabbè, un pizzico di fortuna. Vabbè, un pizzico di fortuna che ci sta, come ieri c'è stata la sfortuna. Esatto. Quindi esatto, alla fine si compensa. Io dico che lui si deve mettere in mente che se vuol salvare il salvabile... In trasferta? No, ma già da adesso che c'è il biennale, perché lui c'ha il biennale, già deve sì, ma deve pensare a cambiare modulo. Ma come? Ci gioca Conte, ci gioca Inzaghi. Mister, io mi sono rassegnato. Vabbè. Rassegnati. Vabbè, allora, io so che quelli stanno a lottare per il campionato di Serie A. Io prendo il massimo. Tanto Tedino fa quello massimo che dice lui. Voglio sottolineare un aspetto. Eravamo, se la memoria non mi inganna, al 27° del primo tempo, in uno dei pochi corner che ricordi per la Viterbese, e per la prima volta io, questo non vuol dire che sia per la prima volta in assoluto, ho notato marcature non a uomo, di più in area di rigore, cosa che il Teramo normalmente non ha mai fatto. Non so se questo particolare vi sia sfuggito, ma forse almeno in questo magari il mister si starà ravvedendo. Quindi speriamo che prima...
L'ha fatto perché c'era sia Baschirotte sia Marchic che hanno dei grossi pregi sul gioco aereo. Hanno centimetri. L'ha fatto di proposito. E perché è la prima volta che incontriamo giocatori che hanno centimetri. Ma perché a Cava dei Tirreni invece Matino... Perché a Cava dei Tirreni non avevano centimetri. Aspetta, a Cava dei Tirreni è da lì l'errore che adesso fa meno errori su questo. Si sta rivedendo forse qualcosa, un po', quindi possiamo sperare prima della fine del campionato il 3-5-2. Solitamente si cambia a disposizione sulle palle inattive quando subisci qualcosa, giusto mister? Sì, hai subito. A Cava subito gol su una palla inattiva, però in generale dai, non è una squadra, mi sembra che ha una difesa molto migliore per numeri del pacchetto offensivo. Il Teramo, cioè il problema del Teramo. Io adesso parlavo di palla inattiva, attenzione, capito? Il fatto che ha cambiato disposizione, parlavo di quello. Parlavamo di disposizione in chiave difensiva. Sì, perfetto. Sì. E io infatti ti sottolineavo che non ha grandi errori da subire, da patire il Teramo in difesa. Sì. Considerando che il problema più grande del Teramo non sta dietro, ma sta davanti. Perché i nostri numeri, fra virgolette, impietosi, dicono che è una squadra che segna poco, non una squadra che subisce tanto. È una squadra che segna poco, resta questo il problema principale. Sì, ma se si vede che io ho un attaccante forte, che fa salire la squadra, che potenzialmente è forte di testa, che sugli appoggi è bravo a far inserire l'attaccante che mi gioca vicino, le difficoltà le abbiamo viste. Magnaghi su 3 palle gol, 2 palle gol pulite, non ne ha messo uno dentro. Zero. Quindi l'attaccante vero e proprio... Lì fa gol. Certo. Stiamo parlando dell'occasione del possibile. E perché noi si diceva che questa squadra doveva prendere un attaccante e abbiamo fatto anche dei nomi, no? Abbiamo detto che ci voleva Caturano. Perché Caturano? Perché Caturano ha fatto già 19 gol con Lecce quando il Lecce è salito dalla C alla B. Sì, ma come caratteristiche, scusami, Caturano è simil Cianci. Sì. È simile Cianci. Sì, ma c'è una bella differenza. Il Cianci va però a Carpi, non va, con tutto il rispetto, ad Arzignago, va a Carpi, sarà un caso, però io era fatto tripletto. Sì, però posso anche, non dico contraddirti, però posso anche dire che questo girone a livello di marcature è superiore sicuramente al girone B, perché può darsi che il girone B... tutta gente tecnica un pochino di più, hanno lasciato più spazio a Cianci. Però nel girone C Cianci ha trovato i problemi. Nel girone A, quando stava col Siena, ha realizzato i suoi gol. E qui ha fallito. Quindi allora, perché non prendere un giocatore del girone C di piazza? Mister, perché per me, se sei oggi settimo, ottavo o sesto, non ti cambiava la vita. Io sono su questa posizione da prima ancora che si chiudesse il mercato, cioè io non ho visto nel mercato di gennaio la necessità di spendere ancora per migliorare poco o nulla. Cioè... Ma ripeto, d'altronde si hanno dato via 2 attaccanti e non è arrivato nessuno, vuol dire che per loro questo problema non c'era. Non c'era. Aggiungo, mister, stiamo dimenticando che avevamo già dato via Pinzauti quest'estate. Certo. O magari vogliono puntare sul 2000, su Birlighea, vogliono puntare su Minelli, manco non lo so. Vero, però è, perché Birlighea ha giocato una partitella e mezzo, Walter, Minelli gioca 5 minuti, neanche questo. Viero, che doveva essere l'alternativa ad Arrigoni, non lo è oggi, perché tutto... l'alternativa è diventata Costaferreira ieri. Ci sono dei punti di domanda da porsi. Però noi parliamo da questo presupposto, mister. Tedino gioca un attaccante solo, quindi è inutile che parliamo di 2 attaccanti. No, lui non ci gioca con la coppia di attaccanti, quando sta sotto. Dico un'altra cosa, il secondo attaccante. Ha aperto un discorso molto molto interessante. Lo possiamo riprendere dopo la pubblicità, che porto già 7 minuti di ritardo? No, non c'è problema. Allora, andiamo in fascia commerciale, riparte Tonino Valbruni che non so cosa abbia da dire.
Per te che sei nato per esplorare il mondo e guardare le cose dall'alto. Active, il crossover Ford è anche Focus. Assetto rialzato e 5 modalità di guida selezionabili per adattarsi a ogni terreno. Anticipo 0, 295 euro al mese e fino a 6.000 euro di eco incentivi. Da Tonino Valbruni e ringrazio per l'enorme partecipazione televisiva dei supporter di Supergol che ci seguono, scrivono e ai quali daremo una tranche della trasmissione in più stasera. Dove ci siamo lasciati? Noi ci siamo lasciati che condivido pienamente il discorso che stava facendo Edmondo sul fatto mentale, perché il tecnico non è riuscito ancora a far capire che giocare con questa maglia e deve dare l'impressione che fuori casa deve tener conto di questa tifoseria che fa tanti sacrifici e deve dare l'anima in campo. Io non vedo tutta questa grinta, questa determinazione. Quindi a livello mentale forse lui è mancato sotto questo aspetto, è riuscito piano piano col suo lavoro sicuramente a far giocare meglio la squadra, specialmente in casa, però a livello mentale non ha specificato le differenze tra la partita in casa e la partita fuori, tra il girone che faceva prima, il girone B e il girone C. Quindi le differenze lui non le ha sapute valutare. Valutare queste differenze significava fargli capire soprattutto, e da lì si vede che è molto tranquillo in panchina, sembra che stia prendendo un caffè. Qua sono tutti tranquilli. Sì, però io vedo che tanti allenatori, specialmente nel girone C, che vedo diverse partite, durante la partita macinano chilometri e... Vabbè, te dei no, ha un aplomb diverso. Ma l'aplomb, quello è il girone B, l'aplomb. Tu dicevi un aplomb del girone B. Ma quello è il girone B, un aplomb del girone B. Pare che anche Conte, grazie a Dio, come aplomb. Toglietemi una curiosità, ne approfitto. A Genova Maurizi spesso ci segue in streaming. Ho scoperto perché arrivò, ricorderete lunedì scorso, grande a Genova Maurizi, perché un tifoso che ci seguiva in streaming da Teramo notò che Maurizi ci seguiva in streaming da Latina e fu quello l'oggetto di quel saluto. Potere dello streaming. Potere dello streaming. Detto questo, però adesso chiedo, se vuole, a Edmondo che cosa successe, e poi vi spiego perché sto facendo questa domanda. Che cosa avvenne nello spogliatoio dopo aver espugnato il Brianteo di Monza con il gol di Caidi, se la memoria non sì, mi inganna. Caidi, Caidi. Che successe nello spogliatoio? Che succede in uno spogliatoio? Io, fra l'altro, tanto per quando vinci fuori casa. Tanto per cambiare, ero squalificato in quella partita, quindi sono sceso dallo spogliatoio, dalla tribuna. E praticamente c'era Campitelli quasi sopra il tavolo che stava festeggiando con tutti i ragazzi, giustamente perché facemmo. Anche perché si veniva da un periodo difficile, no? Noi avevamo vinto la prima in casa con Maurizi, così una partita non fu una partita bellissima. Avevamo festa e fiera. Campitelli sopra il tavolo che festeggiava in mezzo ai ragazzi. Festa c'era fiera. Un clima favoloso. Sì, però quante giornate di squalifica diciamo ha dovuto subire Edmondo sia per salvare il tecnico, soprattutto per salvare il tecnico. Ma anche per... Secondo me... Beh, vabbè, anche per... Secondo me lui pigliava anche da allenatore prima. Però devo dire, non mi voglio... Adesso non voglio far passare per l'amore di Plangioletto la situazione. Qualche esultanza di troppo, che ci può stare. Ci può stare, dire, no? Però gol con la Vispetto, da girone C. Dai. Da girone C. Lentini... campionati nel girone Castellammare, Torre del Greco, ha fatto sempre il girone C. Torre del Greco, Acireale, specialmente fuori casa, se vuoi prendere i punti. Ma poi il girone C dell'epoca era diverso dal girone C. Devi tirar fuori gli attributi. Diciamolo com'è. Dall'inizio, subito. Secondo te in un post partita tipo Teramo Avellino di quest'anno, vinta 1-0 a tempo scaduto, quando nessuno, cioè ci speri fino alla fine, ma nessuno ci crede più. Che sarà successo?
Ma non credo che Iachini stesse sul tavolo. No, no, vabbè, questo sicuramente no. Non lo so. Allora, io non posso... Non lo so, in una corsia di ospedale come è diventata quella cosa, non credo che si possa alzare troppo la voce. Siccome qua non filtra nulla, io non so se sia questo il miglior modo di comunicare, no? Cioè, al di là dei silenzi stampa, dei quali me ne frego, ma cioè, queste cose... Se escono fuori, sono cose belle, non sono cose da censurare. Te lo dico subito, Teramo Avellino, io stavo in panchina, stavo lì in campo, quello che aveva segnato il gol ad abbracciarlo. Tu, mi facevo squalificare, non fa niente. Era una gioia incontenibile. Sì, però è stato fatto, dai. Quelli della panchina sono entrati in campo ad abbracciare il compagno che ha fatto gol, è stato fatto, mister. Ma perlomeno... Perché il giocatore... Però io non voglio criticare addirittura un post partita vincente. Voglio poter dire però, e forse mi sono espresso male io, che se certe cose emergono, perché lui stasera l'ha raccontato in diretta, ma insomma sono cose che nella stampa si sanno, no? I post partita, cioè, quest'anno non emerge nulla. Cioè, ho scritto anche sempre su Evo di un muro sempre più alto che ci divide a noi della comunicazione, a me in particolare, ma a noi della comunicazione, a questo modo d'agire di questa società. Cioè, questo clima freddo mi pare... un clima che proprio non ci piace. Cioè non però fanno... mi pare, Walter, che al di là delle tue esternazioni, mi pare che alla categoria dei giornalisti teramani questo vada bene, perché non sento... commenti di tenore contrario. Ma secondo me c'è anche un po' di... Oppure si saranno iscritti alla sezione di Pescara o dell'Aquila, perché sono due sezioni, sì, quelle sono dove sezioni valide, si ha la sì. fortuna di sentire sì, il presidente sì. esternare. Quindi mi pare che noi a volte tocchiamo dei temi che i diretti interessati mostrano di non avere, per i quali mostrano di non avere nessun interesse. Ricordo le gigantografie di Marco sì, Pace, sì. mi pare che siamo stati gli unici a parlarne. Sì, neanche Marco Pace, neanche grazie dall'autore, è arrivato che... non perché ce ne fosse bisogno. Ma... Quindi voglio dire, i tuoi colleghi teramani evidentemente sono contenti di questa situazione, non ne parlano mai e quindi va tutto bene. Sì, però non è una... Allora, premesso, ribadisco... che per quanto mi riguarda proprio non c'è problema, possono farlo per tutta la vita al loro silenzio stampa. Sarebbe da censurare qualche uscita che è irrispettosa nei confronti della stampa teramana, no? Perché se tu con la stampa teramana non hai approcci, ma ce l'hai altrove, è quasi una sfida, cioè una cosa stupida. No, credo che sia un messaggio molto chiaro, e cioè la stampa teramana è out. Però, cioè, Valdo, stavo pensando questo, con lo stesso... Però, con lo stesso il tenore, mio comune denominatore, scusami se ti interrompo, sì. non è manco tanto questo, perché ripeto, proprio non me ne frega proprio, ma è questo stato di distanza sì, ma che registriamo. Ecco, questo non è bello. Però io con questo tenore che c'è stato, con questo tenore, con questa aggressività che c'è stato di fare un silenzio stampa, non vedo la stessa aggressività dopo che una squadra che io ho pagato profumatamente con contratti triennali, io presidente vado nello spogliatoio alla quarta partita che perdo fuori casa con questo popò di però roba. Però non sappiamo se lo faccia. Ma io non so lo che sappiamo, io non so che ieri, mai, non sappiamo niente. Io non sappiamo niente. Io so, esatto, so ieri che dopo, io so ieri che dopo una sconfitta, l'ennesima sconfitta del Giulianova, il pullman è stato assediato, è stato sì. cosa, quindi vuol dire che però c'è ieri un ci sono state delle dichiarazioni, visto che hai tirato fuori il abbastanza pesanti, sì, delle dichiarazioni sbagliate più che pesanti del mister di Del Grosso, che ha fatto i nomi di... più che nomi ha detto dopo il nostro 2-1 quattro giocatori ha fatto i nomi. Sono venuti da me e avevano crampi chiedendomi la sostituzione. Lì abbiamo perso la partita. Ai miei tempi, diceva Del Grosso, i crampi riuscivo a superarli. Sai, detto da un allenatore, mister, eh?
Ma poi ha fatto Pope, i nomi. Pope Sante. Forse molto sbagliato anche, oltre che Pope Sante. Si è voluto un po'... ho capito, ma un allenatore non lo dovrebbe dire non mai. Si è preso le sue lo dovrebbe dire nello spogliatoio, certo, ma non alla stampa. Anche perché però, espone i giocatori a scaricare le porte. Espone il pubblico ad aspettare il pullman. Però questa aggressività, di solito, tra il primo e il secondo tempo, l'abbiamo visto sicuramente, l'esempio ce lo porta nella partita Inter-Milan, da un primo tempo così, però, dove subisce, un secondo tempo che la squadra cambia. Noi abbiamo dovuto aspettare il secondo gol per diventare una squadra aggressiva. No, mister, non sono d'accordo con te neanche io stavolta. Sì, non siamo diventati una squadra cattiva dopo aver subito il secondo gol. All'inizio noi del secondo tempo. Dopo aver subito il secondo gol, perché fino a quel momento, nel secondo tempo, il Teramo, tranne la punizione di Bombaggi, non aveva tirato mai. Beh, sul 2-0 la Viterbese ha arretrato, si è difesa oltranza, si è messa dietro e ha detto mo venite qua. Vabbè, però e lì sono venute fuori le 2, 3, 4 occasioni, sì, però nemmeno... perché il Teramo sull'1-0 la partita non la stava giocando, però non è nemmeno detto che non è stato il Teramo a farli è detto perché, ripeto, per 20 minuti della ripresa fino al raddoppio di Molinaro il Teramo non aveva tirato mai. Ma perciò che il Teramo doveva subito all'inizio far capire. L'ha fatto dopo il 2-0, quando la Viterbese si è messa dietro. Così è. Ma io non salvo del Teramo di Viterbo neanche quei 20 minuti ai quali si fa riferimento, nei quali avrebbe anche meritato almeno un gol, su questo non ci sono dubbi, ma proprio perché non do per scontato che è stato frutto della forza del Teramo, ma demeriti di una squadra che veniva da un 4-0 a Catanzaro, quindi avevano paura prima della gara, invece alla fine l'hanno vinta, e sul 2-0 contro il Teramo più forte della Viterbese hanno pensato esclusivamente portiamo a termine questa partita. Sì, ma poi mi dite che 7 giocatori che hanno vinto il campionato di Serie C, tutti, non c'è un leader che prende in mano la squadra e fa capire che cosa stiamo facendo. Questa è un'altra giusta riflessione. Che io dentro lo spogliatoio me lo mangio se sono un leader. Un leader l'anno scorso penso che ci era stava. Era infantino. E Domondo ce lo poteva dire. Non era infantino, uno dei leader. Ecco, quindi manca anche un leader che faccia sentire, dice ma guardi qui sono venuti 300 tifosi da terra, esatto. Hanno fatto i sacrifici, che cosa che stiamo giocando? Con una gara che comincia alle 5:30, ecco, vuol dire con il freddo. Vuol dire che il buon Tedino... Però visto questo noi non lo sappiamo quello che si dicono dentro lo spogliatoio, quindi mi ricordo per esempio dopo la sconfitta di Monopoli, per esempio il portiere Tomei si presentò a voi giornalisti e si assume responsabilità insieme a tutti i ragazzi. Però io fece un discorso che mi ricordo mi è piaciuto tantissimo. Anche a me. Ricordate? Quindi però, visto adesso noi non lo sappiamo. No, però io mi ricordo, in campo io mi riferisco, in campo io mi ricordo lo scorso anno noi vincemmo una partita alla fine contro l'Albino Leffe. Sì. Lì. Io vidi Infantino in mezzo al campo che richiamava giocatori, tutti i giocatori, dice qui noi la dobbiamo vincere la partita perché siamo più forti e la vincemmo. Ecco il leader, non dico che adesso quello che è noi non lo sappiamo, io vedo quello che è in campo, io vedo una squadra compassata, una squadra che è bella, uno spettacolo, mi sembrava Sanremo ieri. Mi sembrava Sanremo, merita però mi sembrava Sanremo. I leader veri lo sono anche con i fatti, io dico sempre, anche con i fatti. Quindi una corsa in più, che ne so, un'entrata in un momento particolare. Ibrahimovic ieri sera, per esempio. Esatto. Io ho visto, anche con i fatti. Ho visto il Catanzaro, Arieti. Ad un certo momento Rieti aveva messo in campo una buona squadra che si stava difendendo bene e non gli stava concedendo niente. Ho visto Corrapi che richiamava tutti. Sì, sì, ma è vero. Quando l'arbitro fischiava una punizione contro, eccetera, però, andava dall'arbitro a brutto muso. Insomma, sì, sì, è vero. Quello che manca a noi, però, proprio parlando di Infantino, no? Infantino l'anno scorso, Infantino ti diceva, ragazzi, mettetemi dentro 4-5 palloni, che poi ci penso io a buttarla dentro sta palla. Esatto. Capito? Cioè,
Quindi vede il leader come viene fuori. Andrea, su che cosa rifletti? Perché ti vedo assorto. No, ascolto... E credo di capire che purtroppo sei assolutamente d'accordo. Condivido perfettamente. Lo sapevo, io pensavo di no, così magari. No. Allora, siccome siamo con tantissimi messaggi acquisiti dalla regia, facciamoli in un paio di tranche. Questa è la prima, per 7-8 minuti direi di leggere un po' di pensieri che arrivano dalla nostra tifoseria, che dalla scorsa settimana, questa è la seconda puntata delle 29 già prodotte, che ve non dà anche in video su Teleponte, nella emittente storica che storicamente ha accompagnato la crescita di questo settimanale sportivo, ma è anche in diretta streaming su Econews, che ha retto l'urto per 27 domeniche di una produzione settimanale che ha aperto anche altri ventagli. Oggi sinceramente non riuscirei a fare a meno della diretta streaming su econews.it, a prescindere dal piacere di parlare con voi anche in video per coloro che magari qualche difficoltà in più nello streaming la incontravano. Andiamo con i messaggi dalla nostra regia. Non è Arcadia, mi hanno detto che non è Arcadia. Buonasera a tutti, volevo complimentarmi per la disamina fatta nel pregresso più volte, da voi ribadita con puntualità nel tempo. Avevate ed avete ragione, la squadra è stata costruita male, tanti Platini, tanti Furino non fanno un team imbattibile. Lo stesso tecnico ha toppato e ieri ha toccato il fondo, si è toccato il fondo con le scelte iniziali. Mungo per Ilari, l'invenzione di Bombaggi attaccante in tandem con Magnaghi che punta non è, sembra quasi si voglia sfidare la sorte per farsi male. Ancora, seconda pagina, la confusione tecnica è totale, gli alchimisti sono tanti, da lodare il presidente Iachini per gli enormi sforzi finanziari sostenuti e per lo spirito positivo con il quale cerca di mitigare tali disfunzioni, da imputare esclusivamente ai manager a cui è stato affidato il progetto. Questa è l'analisi, mi spiace solamente che non c'è una firma, mi sarebbe piaciuto dirle grazie per quello che ci ha detto e dirle anche che condividiamo praticamente tutto quello che lei ha detto. Ancora, Arcadia, imbarazzanti, irritanti, patetici, a me paradossalmente viene da assolvere proprio Tomei, al quale esprimo tutta la mia solidarietà. Per me era ed è una certezza, tutti gli altri, fra virgolette, alla gogna, da Tedino in giù. Buonasera a tutti, Arcadia. Secco come nei giudizi. Beh, molto stringato. Sì, stringato, ma anche molto pungente. Ancora, ne leggiamo 8-10, ok? Silvano ci scrive da San Benedetto, buonasera. Errori personali ci possono stare, lo sappiamo, inutile però fare critiche, soprattutto per la squadra superficiale in esterna oramai dall'inizio del campionato. Non serve criticare quando il conduttore stesso non ha mai saputo trovare la giusta quadra. Massima attenzione a chi sta dietro, se no infumo pure i playoff da settima, scrive Silvano. Perde ovviamente un po' di ottimismo la tifoseria, ma è normale che sia così, dopo la sconfitta, anche l'ennesima sconfitta esterna, stavolta patita a Viterbo. Prossimo messaggio, Roberto Nepa, in C la differenza non la fanno i centrocampisti o le mezze ali, ma gli attaccanti. Il 2015 insegna la Padula Donnarumma ed il nostro delle squadre che hanno ambizioni è ampiamente il peggiore. Che ne pensa il mister? Dai, niente. Il peggiore, lui dice il nostro reparto offensivo, il peggiore. Ma il reparto offensivo, d'altra parte... Oh, intanto la regina è in vantaggio sulla Ternana, giusto? Sì. Sta dimostrando che effettivamente ha delle difficoltà, perché le difficoltà si sono viste ieri. Un attaccante come Magnaghi, vincitore dello scorso campionato, sta trovando difficoltà nelle palle, diciamo, un po' più abbordabili.
Per cui, 7 gol per Magnaghi a questo punto del campionato non sono pochi. Sono data, ma io dico, non li ha mai fatti. Sì, ma io dico, perciò che io dicevo di accompagnarlo con un attaccante. Minelli. Ma sia Minelli oppure un altro di Minelli, categoria, di categoria. Minelli. Perché abbiamo visto che l'attaccante forte, abbiamo visto ieri, ne ha preso due attaccanti. Uno di piazza centrale e l'altro Tulli che fa quel movimento. Guarda caso, Di Piazza 2 gol e Tulli 1 gol. Quindi vuol dire che Tulli ha fatto 4 gol, sì, in 2 partite. Però, e dicevo, però se avessimo riproposto Tulli a Teramo ci sparavano. Ma sicuramente. Nel senso che a Teramo Tulli non giocò, non fece un gol manco con la matita. Perché poi il calcio è anche questo. Ma anche dare l'illusione a chi è, vero, che effettivamente... Ha fatto male a Teramo. Fece male. Ma anche delle illusioni a chi è che effettivamente reclama... Ancora messaggi. Andiamo con i prossimi. Questo è lunghissimo. Il tecnico ha confermato che il modulo casalingo lo ha premiato con diversi risultati positivi, ma penso, e su questo sono pienamente d'accordo con Tonino Valbruni, che sin dal primo giorno fuori casa ha sempre predicato, Valbruni, il 3-5-2 molto accorto in fase difensiva e nelle ripartenze. Si possono vincere alcune gare, vedi Virtus Francavilla, per cui a volte un bagno di umiltà farebbe bene. Il tecnico bravo è quello che ha più moduli da mettere in campo e se non riesce a migliorare i risultati esterni anche nel prossimo futuro, dato che ha il contratto biennale, sarà un grosso problema per migliorare questa squadra dove ci sono giocatori con contratti anche triennali. Caro mister, i tifosi sono sempre presenti e sono tante le delusioni avute in esterno. Partire sempre con i buoni propositi e poi rifarsi chilometri con una sconfitta è sconfortante. Però noi tifosi vinciamo sempre il perdente, sei solo tu con le tue idee, ma soprattutto con la tua testardaggine, scrive Pepone, che è un tifoso storico. È stato, bello vedere ieri le due curve. Curva del Teramo, curva della Viterbese, c'era più gente da noi. Sì. Sì. C'era noi, più gente da noi. Se andiamo a vedere, io sono convinto che la tifoseria nostra, se facevamo la classifica, è prima in classifica. Ma noi, raga, a questi tifosi qua non siamo ancora riusciti a regalare quello che loro meriterebbero, proprio per quello che stanno facendo, che ha dell'incredibile. Noi abbiamo visto tifosi a Rende, tifosi a Lentini, tifosi a Catanzaro, ma tifosi ad Avellino con un esodo pazzesco, tifosi a Bari. Possiamo dire che da questa angolazione la nostra tifoseria vale di più della nostra squadra, almeno in trasferta vale di più. Riportare 3.000 persone al Bonolis rispetto ai 1.000 l'anno scorso, insomma sono numeri importanti. Ci sono state delle risposte eccezionali dalla città. E chissà se la tifoseria fa il silenzio in campo una volta. No, non succederà mai. Io farei un'altra cosa con i miei colleghi, non succederà mai. Ancora 2 o 3 ne leggo, va bene? Poi andiamo in pubblicità con la fascia per la quale siamo già in ritardo. Paolo J, buonasera a tutti. Mi faccio e vi faccio una domanda. Che senso ha fare i playoff che fuori casa siamo così? Per uscire al primo turno? Paolo, il calcio è bello perché è vario. No, ma tu migliorerai e magari ti vai a giocare i playoff e li vinci proprio fuori casa. Mancano 3 mesi ai playoff, possono cambiare tempo, tante cose. Possono cambiare tante cose. Il Cosenza quando andò in B ha perso a bellezze di 8 partite fuori casa. Sì. Punto. Poi ha vinto i playoff. Poi ha vinto i playoff. Ancora due. Sta seguendo questa scaramanzia. Questo... Non lo so se Tedino ci segue, ma non gli fa niente. Ma... Lo dico, sta seguendo questa statistica. Cioè, se li sta tenendo per i playoff. Sì, ne vuole prendere 8 per poi. Ancora due ne leggo e andiamo poi in pubblicità. Allora, breve riassunto. Rende Teramo, Magnaghi davanti alla porta, tira alto. Ce lo ricordiamo. Teramo Viterbese, Magnaghi sbaglia il rigore. Teramo Casertana, Magnaghi davanti alla porta e spara sui binari. Teramo Ternana, Magnaghi da solo in area, la spara in curva. Teramo Bisceglie, Magnaghi da solo in area, prende il giocatore avversario. Viterbese Teramo ieri, Magnaghi da solo davanti alla porta cicca il pallone. Ha segnato solo con le squadre di bassa classifica ed è il pupillo, fra virgolette, di Tedino. Questa è la chiave di lettura di un tifoso parlando di Magnaghi. Secondo me è un gran bel giocatore, ma non è il bomber
che, del quale il Teramo avrebbe avuto e avrebbe ancora bisogno. Ancora, l'ultimo, poi andiamo in pubblicità, visto che adesso c'è la certezza matematica e inconfutabile che in trasferta perdiamo sempre, contro chiunque in qualsiasi campo, diventa fondamentale, più per l'onore non per altro, l'obiettivo playoff. Io non ci credo, non ci crede più Arcadia, non toppare mai in casa. Speriamo quindi che Tedino non prepari psicologicamente la sfida con il Monopoli come preparò quella con la Regina, altrimenti è finita. Arcadia vuole ricordarci che in conferenza stampa Tedino esaltò le qualità della capolista, che praticamente era perfetta come squadra. Insomma, lui dice: secondo me un allenatore sì, deve rispettare l'avversario, ma non fare in modo che tu la partita sembra quasi che l'abbia persa, e se la pareggi hai fatto un miracolo, perché poi nel calcio succede che va la Virtus Francavilla a Reggio Calabria e vince la partita. Sì. Quindi nel calcio ci stanno queste cose. Ha ragione un po' anche qui Arcadia. Secondo impegno commerciale per la regia, rientreremo in studio fra due minuti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, queste proposte per il sociale della nostra azienda? Proporrei il salvataggio delle balene nell'Artico. E se invece investissimo nel ripulire gli oceani dalla plastica? Qualcosa di più sostenibile. Incentiviamo l'uso delle biciclette. Ma lo stanno già facendo. Ci sarebbe la questione della foresta amazzonica. Strutture per anziani. Allora per disabili. No. Riqualificazione del parco cittadino. E se andassimo tutti a donare il sangue? Doniamo il sangue. Fa bene all'intera società. L'ASL di Teramo vi ricorda che donare il sangue fa bene a chi riceve e a chi dona. Doniamo sempre, possiamo farlo giornalmente nei quattro ospedali, grazie anche alla collaborazione delle associazioni. Il progetto integrato di mappatura e telecontrollo sarà sviluppato sfruttando le conoscenze e le competenze professionali già presenti in azienda, avvalendoci dei migliori software di settore a livello internazionale. Il progetto è finalizzato all'ottimizzazione delle reti e degli impianti dell'intero sistema acquedotto, fognatura e depurazione. Gli obiettivi principali di tale progetto sono l'efficientamento idraulico, ad esempio basti pensare con ricadute importanti per la riduzione delle perdite sulle reti, all'efficientamento gestionali con ricadute importanti sulle manutenzioni e sulle programmazioni future, ed infine, non meno importante, all'efficientamento energetico con importanti ricadute dal punto di vista economico ed ambientale. Chiedo alla regia il supporto grafico predisposto nell'aggiornamento settimanale che facciamo, perché poi leggendo i numeri il bicchiere, che per certi, me compreso, era mezzo vuoto, torna ad essere mezzo pieno, perché nonostante tutto nel girone di ritorno lì manca il resoconto di Regina Ternana, con la Regina che sta vincendo 1-0, prima Colonna, sono i punti conseguiti nel girone di ritorno. In questa giornata, alla sesta di andata, il Teramo aveva 8 punti, oggi ne ha 12. Nessuno ha fatto meglio, neanche Bari e Catanzaro, che sono al comando con 12 punti. La Ternana forse resterà a 11 se perde il Reggio, con la Regina che salirà a 10. Quindi, come vedete, è vero che ci sono molte squadre a un punto o due, è vero che tu questa fase forse, con un paio di punti in più, dico due pareggi, no? A Cava dei Tirreni e a Viterbo, che ci potevano stare,
potevi aver guadagnato una marea di punti sulle inseguitrici, lo stesso Monopoli che sta facendo Stracelli. No? Il rimpianto è quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Ecco, infatti volevo ascoltarti, Andrea, proprio riflettendo un po' su questa classifica, e poi vorrei ascoltare anche il mister. Che sia un trend positivo non c'è dubbio, però ripeto, seconda e terza colonna gol fatti e gol subiti, gol fatti e gol subiti complessivamente. Sì, non, ripeto, i numeri sono positivi, però ripeto, cioè ieri il Catania ha vinto a Cava, il Catania ha un rendimento esterno che adesso con questa vittoria ha migliorato, ma se no era scandaloso, disastroso. Peggio del nostro, peggio del nostro. Cioè io dico che il Teramo con un rendimento esterno, non dico da 27 punti perché insomma sarebbe, ma con 7-8 punti in più, noi eravamo praticamente a ridosso delle prime 4, che sarebbe stato possibilissimo. Non è possibile perdere a Cava dei Tirreni, non è possibile perdere a Viterbo. Non è possibile. Vabbè, la Juve perde a Verona, quindi tutto è possibile. Tutto è possibile. Però dico, non è possibile. Soprattutto basta poco per... Sì, però no, in chiave tattica non è mai stato fatto granché. Cioè, la filosofia di calcio di Tedino, mister, correggimi se sbaglio, perché io l'ho letta così, è una, non sono due. È una. Lui la partita la vuole fare. Poi magari ci riesce in casa, non ci riesce in trasferta. Però credo che la filosofia calcistica sia una. Non so se però questo è un limite. Mi chiedo se sia un limite, perché poi se le cose non vanno come devono, cioè devi essere un po' più elastico, rivedere qualcosina, o no? Cioè è assurdo quello che dico. No, lui difficilmente ha giocato, per esempio, sulle ripartenze, no? Aspettando l'avversario, come dicevamo prima, forse l'ha fatta... Se mi ricordo io, fuori casa a Potenza, dove fra l'altro facemmo pure una buona partita, perdemmo alla fine. Perdemmo con l'unico tiro in porta. Ma... Però lui ha impostato questo modulo fin da quest'estate praticamente. Il famoso rombo in mezzo al campo, va avanti per la sua strada. Fuori casa i numeri non gli dicono non gli danno ragione. Non gli danno ragione, assolutamente. Noi abbiamo fatto queste 4 vittorie, mi sembra, a cavallo fra la fine del girone di andata e l'inizio del girone di ritorno, mi sembra, giusto? No, queste sono 6 partite del girone di ritorno. Tutte 6 partite del girone. Le ultime 6, quindi le 6 del girone di ritorno. Il Teramo viaggia ad una media di 2 punti a partita. Che è buono. Che è ottima. Non è buona, è ottima. Però c'è il ramarico di poter andare a prendere quelle lì davanti, che a questo punto, secondo me, ti dico la verità, difficilmente il Catanzaro lo vai a prendere, perché secondo me. E ti devi guardare dietro, anche se dietro, non lo so, a parte il Catania che potrebbe rientrare, dietro c'è, nulla. Sì, dietro c'è quasi nulla. La Vibonese ha ceduto di schianto, effettivamente, oggi la logica di Edmondo, che non è diversa dalla logica di moltissimi, poi magari saremo smentiti clamorosamente e ne saremmo orgogliosi e contenti, difendere, dice che insomma, se manteniamo questa posizione, forse settima posizione è quella, sesto, settimo posto. Ma ripeto, il Catanzaro difficile, magari facendo il più la corsa sul Potenza, ti dico, il Potenza, no, perché il Potenza deve venire a Teramo e nel girone di ritorno, scusa, mi rimandi quella grafica? Però 8 punti sono tanti. Sono tanti 8 punti, è vero. Però guarda che il Potenza nel girone di ritorno ha fatto 6 punti, cioè 6 in meno del Teramo, e deve tornare a Teramo. Io, se proprio dovessi fare una corsa, la farei a questo punto del campionato, lo sottolineo, a questo punto del campionato, sul Potenza, che sembra in fase calante. Potenza che ieri ha preso 4 pappine dalla Sicula Leonzio, che si è rinforzata, che non è quella che abbiamo è vero, si è rinforzata, però ha preso 4 gol, è sempre la Sicula Leonzio, esatto, insomma, no? Ieri fra l'altro sentivo le dichiarazioni a fine partita del presidente del Potenza, veramente tirava le pietre, mamma mia, non so se vi è capitato di sentirlo, era proprio assatanato. Se noi vincevamo per esempio a Cava, che ci poteva stare, perché il Catania ha passeggiato un punto a Viterbo, oggi noi stavamo pari del Catanzaro. Pari del Catanzaro.
oltre il pari del Catanzaro, a 4 punti, a 4 punti dal Potenza, ma col confronto diretto al Bonolis. Esatto. Quindi stavamo riaggiungendo quasi il quinto posto, che era importante. Però io penso questo: il momento in cui si parlava prima dello stesso gioco che imposta Tedino, deve capire che il momento in cui io attacco e l'avversario mi si chiude, l'avversario nelle ripartenze mi colpisce e sta vincendo le partite. Lo voglio fare io. Sì, tu. No, ma questa volta lo voglio fare io. Ma noi più tardi di qualche istante fa abbiamo detto che secondo noi Tedino ha un solo modo di vedere il calcio. A lui piace il calcio bello e vincente. Propositivo. Propositivo. In questo momento è un calcio bello e vincente in casa. Non lo è mai stato, mai bello e vincente fuori casa. Sì, ma mai. Sì, ma qui non stiamo facendo, diciamo, una tesi universitaria che devo prendere 110 e lode. A me non mi interessa, a me mi interessa che lui mi deve far capire, gli interessa lo spettacolo o i punti? Tutti questo io due, voglio capire. Tutti e due. Allora, tutti e due. Allora, la società sicuramente gli interessa i punti. Beh, dovrebbe. Perlomeno, dice, la classifica migliore, dice, noi andiamo a fare più incassi, viene più gente, eccetera. Il momento in cui io devo cercare di guardare solo esclusivamente lo spettacolo, allora il tifoso viene la prima volta, vede lo spettacolo, viene la seconda volta, vede lo spettacolo, però i punti non vengono, al Bonoli si stanno venendo, ma non vengono, io non ci vado più in trasferta. Certo. Eppure la grandezza della nostra tifoseria sta nel fatto che continuano, giustamente, ed è fantastico, ad andare, in tanti ad andare. Sì, ma certo, mi hanno anche riferito che ci sono stati tifosi ieri che durante la ripresa si sono messi a tiro sulla panchina del Teramo invocando il ragazzino Minelli. E alla fine Minelli è entrato, poi il caso ha voluto che ha anche giocato bene ha preso un palo, ma insomma si vede Minelli quando è in campo, si vede, si sente e si ha quasi sempre l'impressione d'avere un giocatore che ti manca di quelle caratteristiche anche quando giochi bene in casa, perché vede anche la porta, perché Minelli vede anche la porta. Sì, però come diceva il presidente, se io incomincio a guardare i playoff e incomincio a guardare per il prossimo programmazione futura, deve essere pure la società ad imporre certe situazioni. Allora, facciamo un passo indietro. 25 di dicembre, articolo su Equanews che fa scandalo, a posteriori in casa Teramo fa scandalo. In quell'articolo Watergate. Scandalo Watergate. Watergate. In quell'articolo si disse che la società avrebbe voluto, cambiando registro, avere qualche giovane in più in squadra proprio per valorizzare, patrimonializzare i Viero, il ragazzo ex Palermo, Santoro, Piacentini, che guarda caso nelle ultime due o tre scelte non sta nemmeno giocando. Viero addirittura, ripartimmo con Viero e Santoro, se vi ricordate, ripartimmo con Viero e Santoro. E poi gradualmente è successo, sta succedendo, che i Viero, perlomeno in queste ultime partite, l'apice è stato toccato ieri, perché se tu dopo il primo tempo mi avvicendi a Rigoni, cioè io mi aspetto che entri Viero. Sostituto naturale. È sostituto naturale. Quando è stato sostituito Viero perché ha ammonito in trasferta, nella ripresa entrò a Rigoni. Se tu hai un giocatore come Viero, che sarebbe l'alter ego naturale di Arrigoni, è difficile che mi vai a spostare, pur potendolo fare, lo ha fatto anche bene, Costa Ferreira a metodista e Viero che resta in panchina e da qualche settimana è in panchina. Minelli prima doveva essere recuperato fisicamente, adesso è recuperato. Non può essere che Minelli entri a gare finite, intese come risultati già acquisiti, vincenti o perdenti che siano.
non si cura nemmeno in questo il volere di una società che quello voleva. Mo lascia perdere che è stato scritto a Natale quell'articolo, io faccio il giornalista, non faccio l'addetto stampa del Teramo, scrivo quando ritengo giusto farlo. Ma erano questi i contenuti di quella società all'epoca, di questa società all'epoca, che nel frattempo mi sembra siano stati un po' disattesi, poi magari torneranno in auge da domenica prossima, però in questa fase che siano stati un po' disattesi ce lo dicono le formazioni con le quali scendiamo in campo. Noi siamo andati a rispolverare Bombaggi seconda punta, quando Bombaggi seconda punta erano anni che non giocava più, faceva la mezzala. Poi guarda, c'è un altro discorso da fare. Eppure c'hai Minelli che è una seconda punta naturale, no? Perché è una seconda punta naturale. Tutto questo discorso per dire che Tedino è un allenatore che fa di testa sua, sì. Però io dico un'altra cosa, io dico si è ristrutturato un settore giovanile, quindi si crede in un progetto futuro. Sì. Di conseguenza sappiamo tutti che il progetto futuro avviene come è avvenuto attualmente per esempio con la Nazionale, no? Dove Mancini sta lanciando diversi giovani, perché oggi purtroppo il calcio è cambiato per certi versi, oggi c'è velocità, voglia, aggressività, quindi il giovane ti può dare di più. Io dico, è possibile, tu attualmente hai un posto nei play-off, dove secondo me il Teramo tutto sommato non dovrebbe sfuggire, specialmente nelle partite in casa, non dovrebbe sfuggire i risultati importanti per raggiungere i play-off. Qualche ragazzo importante, mi sembra che Minelli sia del Teramo, no? Sì, sì. Oh, quindi qualche ragazzo importante gli si dia almeno più spazio in prospettive future. È quello che stiamo dicendo. Oh, come K, no? Entra, se entra K, no? O entra Minelli, ne metti gradatamente uno alla volta e lo valuti. Il prossimo anno vedi che questi giovani non sono all'altezza di poter fare un campionato futuro. E li dai. Oltre che li dai, ma hai anche un progetto costruito con il tecnico del settore giovanile che sta sviluppando. Se no, a che serve? Allora, il settore giovanile era un'altra cosa. Il settore giovanile, io faccio un'opera sociale, come fa la Bonolis, faccio, se mi esce qualche ragazzo, faccio divertire i giovani locali, e se mi esce qualche ragazzo... A proposito, nella Bonolis c'è un ragazzo 2007, che ha mezza Serie A alle spalle. Non mi ricordo il nome, se si chiama, vabbè, non vorrei dire un nome sbagliato. È un 13 anni, quindi lo daranno al Teramo? Non credo proprio. È un esordiente. È un 2007, ma Bologna, Cagliari... Fiorentina, ci sono 4-5 club di A, lo vuole Pescara ovviamente, ci sono 4-5 club di A di Sabatino, allora forse non lo so. Di Filippo credo, una cosa del genere, ma però no, non vorrei dire una stupidaggine, perché invece io pensando, tornando al discorso del mister, quello che posso pensare in questo momento, essendo stato allenatore insomma, parlando di Mungo, è che voglio recuperare un giocatore importante a fronte anche di qualche scelta impopolare, perché mettere fuori Ilari in questo momento effettivamente è impopolarissimo. Però posso pensare che vuole recuperare un giocatore importante in vista poi della fase triennale. Cioè il triennale. No, in vista dei, dei playoff che arriveranno. Sì. Posso pensare questo. Sì, però ieri pensiamolo, però Mungo no, purtroppo no, cioè, ha giocato male. Anzi io lo espongo, lui comunque deve rientrare a una condizione accettabile, perché un po' stava fuori, quindi ci vorrà anche un po' di tempo. E se il tecnico invece di mettere regista Costa Ferrere, che è più un interditore, metteva Mungo come regista, tu dici è una soluzione diversa. Allora Mungo è il calcio. Allora alla nostra regia chiediamo 5-6 messaggi adesso, poi andiamo in pubblicità, poi tutti gli altri, che ne sono tanti, da leggere. Quindi 5-6 li facciamo subito. Paolo, dando i voti al Teramo per le prestazioni in casa e fuori, ritengo equo un 9 in casa e un 4 in trasferta, voti che fanno una media del 6,5, quindi bicchiere mezzo pieno. Purtroppo ho perso il monitor di controllo. È stato oscurato Paolo. Eccolo qua. Quindi bicchiere mezzo pieno. Siamo al primo anno di una nuova società, con la speranza di fare il girone B l'anno venturo.
e qualche ritocco tipo difensore centrale, terzino sinistro e punta, sarà, lo spero, tutt'altra musica. Solo chi ti ama davvero ti è sempre vicino, scrive Paolo, che ha fatto una disamina tecnico-tattica. Beh, potrebbe prendere il posto di Tedino, no? Potrebbe prendere il posto di Tedino, Paolo. Dice quello che ci vuole, centrale. Ancora prossimo messaggio. Roberto Nepa, ero ad Avellino come era a Viterbo. Sono passati 5 mesi e ho rivisto i medesimi errori di concentrazione. Roberto, avrai rivisto anche un 2-0 identico tra Avellino e Viterbo. Identico, rivedetevelo. Impostazione ed atteggiamento, i gol dei raddoppi praticamente identici, esatto. Come può essere che in 5 mesi non si sia trovata la quadratura esterna? È quello che ci stiamo chiedendo. Non lo sappiamo. Poi loro sono giustamente nel loro mondo ovattato e quindi non sentiamo più nemmeno le disquisizioni delle conferenze stampa di prima, quindi non sappiamo. Buonasera, purtroppo ci ritroviamo a commentare l'ennesima sconfitta in trasferta. La squadra è vittima di amnesie difensive imperdonabili. Vedo in campo giocatori irriconoscibili per la loro caratura, Mungo, Magnaghi e non ultimo anche Tomei. È impensabile far giocare sempre gli stessi uomini e pretendere da loro sempre quella lucidità e brillantezza necessarie. Perché non far giocare gente come Minelli, che quando gioca risulta essere sempre uno dei migliori? E ancora, seconda pagina, perché non è stato acquistato un attaccante nel mercato di gennaio? Come vi spiegate che la maggior parte dei giocatori che hanno lasciato Teramo per altri lidi nelle loro rispettive squadre facciano la differenza? Cianci, Infantino, persino Barbuti, dico persino senza che sia offensivo per l'attaccante, che ha fatto 7 gol a Fano. Io credo che Tedino non riesca a dare quella mentalità vincente necessaria ad una squadra che, secondo me, potrebbe fare molto, ma molto di più. Questo è il pensiero di Francesco. Condividiamo. Che Andrea Malatesta condivide. Ne leggiamo ancora un paio, poi andiamo in pubblicità, altrimenti stasera non riusciamo a farlo. Caro Presidente, non farti prendere in giro, non permettere a Tomei di non scusarsi per l'errore o a Mungo di poter dire chi vorrebbe a fianco. Basta con il silenzio stampa, basta con gli alibi. La personalità si vede fuori casa e questi dimostrano solo di essere, insomma è un termine pesante, mercenari, ci mettiamo le virgolette, ok? Dei rosetani, questo è diverso, perché risiedono per la maggior parte sulla Marina e quindi li ha classificati i rosetani, non che sia offensivo con la città di Roseto. Speriamo di andarci ai playoff, scrive Luigi di giù. Ancora uno, poi andiamo in pubblicità. Saluti. Tedino è incomprensibile nelle scelte. Qualcuno gli dica che non sta allenando in Serie A. Il centrocampo titolare, se esiste meritocrazia, deve essere Santoro, Viero, Ilari. Inutile insistere con Arrigoni, che ha giocato bene 3 partite in croce, rimanendo anonimo per le restanti. Le gerarchie di spogliatoio a febbraio devono essere messe da parte. Davanti spazio a Minelli. Saluti. Come vedete, il parere della gente che ci segue è molto... Non era d'accordo con me praticamente, per quello che ho detto io. No, però tra loro sono molto d'accordo. Molte delle sollecitazioni che abbiamo posto noi nel numero di Supergol lo sono altrettanto. Quindi evidentemente, mi rivolgo al Teramo Calcio che ci segue, evidentemente qualche domanda fatevela. Non è che ve la facciamo noi, ve la fa la città, magari qualcuno anche tramite noi. Ma insomma fatevela, perché sai, nel calcio come nella vita si fanno anche gli errori, eh? Non è che siamo tutti perfetti o non sbagliamo mai niente, si fanno anche degli errori e in quelle situazioni si interviene, ma è ovvio che sia così. Pubblicità, rientriamo in studio fra un minuto. Il Diva Team è una giovane società di consulenza e servizi nata nel 2019 e formata da 7 professionisti seri e preparati, specializzati in brokeraggio assicurativo, consulenza finanziaria e organizzazione di eventi. Ad esempio,
Avete una particolare esigenza in linea con i servizi che offriamo? Bene, contattateci e metteremo a vostra disposizione un sistema di consulenza personalizzato volto a trovare assieme a voi la soluzione più efficace al miglior prezzo. Ora vi presentiamo i nostri professionisti. Arianna Di Francesco, specialista in cauzioni, fideiussioni e rami speciali. Martina Sulpizzi, specialista in ramo vita e previdenza complementare. Gia Ciarrocchi, specialista in ramo infortuni e malattie. Moira Di Battista, specialista in tutela legale e cyber risk. Giuliano Rocci, specialista in responsabilità civili verso terzi. Ed infine io, Anna Di Basilio, specialista in ramo incendio, furto e rischi diversi. Vi aspettiamo presso i nostri uffici. Play, stop. Non ci credi, vero? Fiesta, tutto di serie, anche quello che non ti aspetti. Anticipo zero, 195 euro al mese, anche GPL, consegna in 48 ore. Eccoci nuovamente in studio, un mare di messaggi, li dobbiamo leggere tutti, almeno ne abbiamo altri 10 o 12 acquisiti, non scrivete più perché non possiamo prenderli, non c'è tempo, Valbruni deve ancora presentarci il Monopoli e poi andare alle conclusioni. Messaggi, scusate anche per la voce, questa è una serata che se la porto a termine, sono stato bravo. Il Presidente ha acquistato 5 attaccanti e hanno dato via Infantino. E il problema è l'attacco. Il Presidente non ha preso nessuno perché già hanno fatto danni abbastanza Iaconi, Federico e Tedino, quindi giustamente si è fatto i cavoli suoi. Ma guarda, questa è proprio una chiave di lettura che ci può stare, ci sì. Può stare ancora, manca qualcosa, no? Forse non era il caso di tenersi in vantino, questo ci piglia in giro, perché ridi? No, ridevo per una battuta. Questo di, ci prende in giro. Ma come non era il caso? Era il caso sì. Ma tutta la vita era il caso di tenersi Infantino. Tutta la vita. Signor Tedino, vattene, dai le dimissioni. Anche ieri hai fatto giocare Mungo sia il calcio, fuori ruolo, fate ridere. Specola biancorossa. Mamma mia quanto sono duri stasera. Dimissioni non le darà mai. Casomai dimissioni in Italia non si dimette nessuno, ricordatevelo. Arcadia, io penso che per scelte fatte, per come ci si è mossi e per l'assurdo atteggiamento proposto nelle trasferte, questa squadra non meriti i playoff, anche perché andare agli spareggi sarebbe solo prolungare l'agonia di altre 2 settimane, un'agonia di silenzi stampa, di un feeling mai esistito con la città, di atteggiamenti odiosi e di scarso impegno, meglio finirla prima e pensare al domani se ci sarà. Arcadia è un umorale. Vuole amputarsi una gamba subito. Se io so quanto lui ami il Teramo perché ho avuto il piacere di conoscerlo, però risente delle situazioni del campionato, vittorie che lo esaltano, insomma adesso un po' meno, ma le sconfitte lo buttano a terra. Adesso addirittura insomma prefigura un futuro forse, quindi cioè è una cosa proprio dell'altro mondo. Ancora. Paolo J, buonasera, ma non prendere un attaccante non vuol dire
per quest'anno tirare a campare e puntare al prossimo anno, visto che la Regina è andata e i playoff difficili sono da vincere, una possibilità su 27? Si potrebbe. Però Paolo, io mi permetto di ricordarti che il Teramo di attaccanti ne ha un mare, non è che non ce li ha, ce li ha sparsi per il territorio, ma ce li ha e ce li ha contrattualizzati. Perché Cianci, al quale auguro di fare 20 gol nel girone di ritorno, tornerà a Teramo, se il Teramo ovviamente lo terrà come dovrà tenerlo per contratto. Quindi se Martignago farà bene ad Alessandria, buon per il Teramo, perché sono giocatori che stanno lì in prestito. Pinzaudi non sta giocando a Novara praticamente, quindi è stato un acquisto, non so da quale parte è arrivato, però cioè, voglio dirti, il Teramo di attaccanti ne ha tanti. Bisognerà vedere come ripartirà l'anno venturo con giocatori già contrattualizzati. Non è sì, questa la patrimonializzazione. Belligea, c'è il ragazzo, c'è Minelli, c'è Magnaghi, cioè di attaccanti ne abbiamo un mare. Ma perché abbiamo preso tutti questi attaccanti quando, come ci ricordava qui De Amicis, buon De Amicis, il Teramo ha un tecnico che gioca notoriamente con un solo attaccante. Cioè io non riesco a capire, cioè qualcuno dovrebbe rispondere su queste. Chi? Altrimenti si configura una mala gestio del budget messo a disposizione dal presidente. Chi ci segue con simpatia, ma anche chi ci segue con antipatia, ricorderà che da questo studio, prima solo in streaming, adesso tornato anche in video su Teleponte, noi non abbiamo mai attribuito responsabilità dirette alla proprietà, perché la proprietà alla fin fine ha fatto quello che gli hanno detto di fare. Sì, no, aspetta. Ma però, che siano stati fatti degli. Tu sì, la vedi in maniera un po' diversa. La proprietà ha scelto. La proprietà ha scelto. E ha sbagliato scelta, i collaboratori. Okay. I collaboratori, se sbagliano, le scelte si riferiscono anche alla proprietà, però che non arriverà. Ha avuto la capacità di scegliere le persone giuste, okay, di cui contornarsi. E questa è una buona chiave di lettura. Però se torniamo all'estate scorsa e mettiamo in mano il Teramo Calcio e lo stadio e la città e l'euforia e le piazze piene e gli champagne che si aprivano e quant'altro in mano ad un imprenditore che per sua detta di calcio non ne mastica, è ovvio che deve fare una scelta. L'ha azzeccata, l'ha sbagliata, non lo sappiamo. Sappiamo che in quel momento potrebbe anche averla sbagliata. Però si è fidato dei postumi di questa sua scelta, sì, che a posteriori mi pare faccia registrare molte lacune. Quindi no, ma l'imprenditore arriverà a fine anno e sì, traccerà un consuntivo. Come ha già sì, detto. E quindi dirà, mi auguro che nel consuntivo lui dica sì, perché avete acquistato 4 attaccanti centrali quando noi abbiamo preso un allenatore che notoriamente gioca con un solo attaccante. Qualcuno glielo dovrà, certo, dovrà rispondere sì, a questa domanda. Allora, inizialmente gioca con 2 attaccanti e una mezza punta. Sì, era 4-3-1-2, sì, questo era l'inizio. Questo era l'inizio, poi sì, è diventato dopo 2-1. La prima partita, sì. Ma anche noi siamo partiti col web per salvarci, adesso siamo nei playoff. Grazie, mister. Grande Valbruni. Grande, mister. Allora, dispiace, perché ieri la fortuna sicuramente non ha aiutato. Andare lì con un atteggiamento di superficialità ci ha punito più del dovuto. Inutile, 2 squadre, una in casa, una fuori. Per la mancanza del leader, come dice Valbruni, è netta. Gianni che vi segue sempre. Grazie Gianni che ci segui sempre. È vero però che manchiamo di un leader, almeno uno. Buonasera, oramai ci hanno studiato tutti, le squadre ci aspettano dietro, poi basta buttare palloni nella nostra metà campo e 9 volte su 10 un gol lo prendiamo. Col 3-5-2 non lo prendiamo. Col 3-5-2 dicono Valbruni e non lo prenderemmo. Edmondo, grande persona e grande mister, proprio perché è una grande persona, in questo momento è senza squadra, perché poi il calcio è così. Uno dei pochi a meritare una riconferma per l'attaccamento mostrato alla maglia del Teramo Calcio. È vero, è proprio vero quello che scrivi. Ancora, ieri era in curva lui, VC numero 1, era in curva, ma non ho partecipato ai saluti ipocriti dei giocatori a fine gara. Ce l'hanno con Tedino,
ma non credo che in campo scenda lui. A questo punto punterei sui giovani, Viero, Piacentini, Minelli, in attesa dei playoff. Grazie per il complimento del VC numero 1. Grazie. Ne leggiamo ancora tre. Stasera cerchiamo di non difendere l'indifendibile, ovvero questa doppia personalità del Teramo in casa e fuori. Non può essere che una squadra con questo organico fuori faccia sempre pena. Di chi le colpe? Ma questo tecnico è veramente così chiuso mentalmente? Può darsi che non riesca a dare un gioco concreto e redditizio? Poi certe scelte e certi cambi inspiegabili mi fanno pensare che questo allenatore sia stato sopravvalutato. Non è finita, ma l'umiltà, scrive Danilo Di Marcantonio, di questo gruppo, cosa ne pensa la proprietà? Il presidente la pensa sempre allo stesso modo? Buona serata a tutti da un uomo di calcio, qual è Adalino Di Marcantonio, che salutiamo e ringraziamo. Ancora due da leggere. Forse noi tifosi teramani credevamo quest'estate con Iachini che sarebbero state rose e fiori, invece no, il calcio è una cosa, l'azienda è un'altra cosa. Il presidente Iachini si deve rendere conto che deve prendere i pro e i contro nel calcio. Tutti i presidenti, allenatori e giocatori prendono critiche e contestazioni. Nel calcio Iachini lo deve capire. E ancora l'ultimo, Stefano, al contrario di Arcadia, non mi sento di giustificare Tomei, almeno alla terza papera di quel tipo, per un portiere della sua esperienza. Per quanto riguarda Minelli, chiedo ai presenti se sanno che per caso non gioca per problemi caratteriali o disciplinari. Scrive Stefano, che ringrazia. Stefano, non solo non lo sappiamo, ma non lo sapremo mai, perché no, lui nel calcio sicuramente ha avuto problemi fisici. No, fisici, vabbè, penso che lo sappia pure lui. Disciplinare non credo, se lo porta in panchina, se no lo porterebbe fuori rosso. Però parlammo di Mungo, il mister ha messo dentro Mungo sbagliando nel togliere Ilari. Adesso parliamo di Minelli, non vorremmo che mettesse dentro Minelli sbagliando ancora una volta, cioè togliendo Bombaggi. Non lo vorrei dire, ma stavo pensando a quello. Quindi, debba fare un po' di chiarezza, non ci sono dubbi. Ma che non sia stato messo nella condizione di poter fare delle scelte naturali, Tedino, è anche vero. Poi magari le responsabilità sono anche sue, perché nella campagna acquisti vendite Tedino la propria l'ha detta, e come, non è che non l'abbia detta. Quindi un po' di confusione nell'organizzazione di questa squadra c'è stata. Noi si cerca di far capire che, considerando che vengono sconfitte fuori casa, di cambiare qualcosa per cercare eventualmente di prendere qualche vittoria. Magari solo a quello. Monopoli sta operando un signore del calcio che si chiama Massimo Cerri. E sabato stavo a Teramo a vedere la partita della Beretti, perché c'è stato Teramo-Monopoli e stavo a vedere la partita. Massimo Cerri, sì, come tutti gli sportivi sanno, ha sposato una teramana, è cognato di Mauro Meluso, sì, altro grande personaggio del calcio, magari lui adesso viaggia su altre sfere. Massimo Cerri a Monopoli ha speso molto meno del Teramo e sta facendo un gran campionato, puntando su un allenatore da rilanciare. Hanno avuto la forza di esonerare l'allenatore dopo alla prima giornata, Roselli. E hanno preso Scienza. L'allenatore è stato esonerato alla prima giornata. Roselli, che non era un cattivo allenatore. Sì. Hanno avuto questa forza, sì, e i fatti gli danno ragione. Però i fatti gli hanno dato ragione. Quindi se i fatti gli hanno dato ragione, Massimo Cerri è un nome importante. Ok? Ce lo vedremo avversario domenica, dopo aver visto le sue bombe da calciatore gonfiare le reti dai 40 metri. Ricordo ancora un gol a Cattolica dalla metà campo, ma erano altri tempi. Erano anche i tempi di Edmondo De Amici. Sì, sì, mi giocato insieme. Mister, dici che squadretta ha messo su Massimo, sì, giù? Vabbè, innanzitutto, parlando di Massimo Cerri, sappiamo che sia a Piacenza, sia a Cosenza, sia ad Alessandria, quindi ha esperienza nel campionato di Serie C. Quindi sicuramente ha messo su una squadra che darà sicuramente dei problemi, nel senso che è una squadra organizzata, una squadra molto affiatata, cattiva,
ma soprattutto aggressiva, che fa un pressing molto molto interessante. D'altra parte, vincere 8 gare fuori casa non è da tutti, e il Monopoli è riuscito a vincere la bellezza di 8 partite fuori casa. Come gioca? Gioca innanzitutto con un modulo 3-5-2 che Scienza, che sapete tutti che ha avuto la chance tramite il direttore sportivo che abbiamo noi, Iaconi, di allenare il Brescia nell'anno della Serie B. Poi si è un pochino fermato, ma ha sempre delle esperienze a Cremona e ad Alessandria, un allenatore che gioca con questo modulo, quindi il portiere Menegatti, che è un portiere esperto, che è stato a Ferrara, quindi un portiere che conosce la categoria, è rientrato domenica dopo un infortunio, con una difesa a tre dove ci sono l'albanese Rota, che da 3 anni è a Monopoli, assieme all'esperto capitano De Franco, l'elemento molto molto aggressivo, l'elemento che è stato per ben 6 anni a Matera, un giocatore esperto di questo campionato del girone C. A sinistra c'è Maestrelli, che è cresciuto nel settore giovanile del Bisceglie, nel settore giovanile del Perugia, e a Bisceglie ha giocato un grossissimo campionato l'anno scorso anno, e il Monopoli l'ha già visto Cerri e se l'è portato. Per quanto riguarda il centrocampo a 5, a destra c'è Tasser, che è un 99, un giovane che sta facendo molto molto bene su questa fascia, è cresciuto nel settore giovanile del Genova, assieme a Carriera, che ha quell'esperienza giusta perché ex Catania, quindi un giocatore di categoria, ma soprattutto il vero regista, il vero giocatore importante di questa squadra è Giorno, un regista dai piedi buoni, un giocatore che fa girare molto bene la squadra, tecnicamente un vero leader, un leader di questa categoria, giocatore importantissimo. Poi c'è Piccinni, che è un bel tiro dalla distanza, diciamo ex Potenza. Questi sono giocatori che il tecnico ha già prelevato assieme al direttore sportivo in questa categoria, appunto i giocatori migliori, sia Maestrelli e sia Piccinni, che hanno avuto modo di vederli nel campionato scorso. A sinistra questo è un giocatore di un molto molto interessante, Donnarumma. Donnarumma è un giocatore che sulla fascia sinistra è un pericolo. Un pericolo veramente, un giocatore che sulla fascia macina molto il campo, è uno che ha un fallo veramente interessante, lungo addirittura almeno 30 metri, è un giocatore, uno dei giocatori più importanti, da 3 anni che gioca a Monopoli, quindi conosce già l'ambiente, conosce tutto. L'attacco mi ha sorpreso, perché sono due giocatori, innanzitutto hanno fatto tutti e due 22 gol, quindi sono attaccanti importanti. Fella, cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, poi si è perso un pochino, è andato a Melfi, quest'anno sta facendo veramente un ottimo campionato, è uno dei giocatori più interessanti, il vice capocannoniere dopo Antenucci, ed è effettivamente è un giocatore che ci farei un pensierino per il futuro, per come si sta comportando quest'anno. In più c'è Jefferson che a Teramo conosciamo benissimo, il brasiliano lo conosciamo, ex Monza, ha girato un pochino a Viterbo, a Latina anche in B, lo scorso anno ve lo ricordate a Gian Erminio, quindi è un attaccante fisicamente molto alto, l'abbiamo visto spesso al Bonolis, con alcuni giocatori anche importanti che stanno a disposizione, il Tosnev e al centrocampista il montenegrino Andasunovic. Quindi è l'attaccante cupone che potrebbe sostituire per alcuni momenti della gara Jefferson. Voglio concludere soltanto con due cose per cercare di rendervi un pochino le idee un po' più chiare. Per quanto riguarda innanzitutto il calcio di rigore, lo batte di solito Jefferson. Jefferson lo tira sempre sulla destra del portiere. Quindi Jefferson, il rigore di Jefferson è sulla destra del portiere, alla sua sinistra. A incrociare. Sì, poi c'è, per quanto riguarda invece De Franco, praticamente loro fanno sempre questo schema, calcio di punizione di Giorno,
che va nell'area avversaria, dove lui si piazza sul secondo palo. E Jefferson? De Franco. E Jefferson entra, diciamo, per inserirsi, gli fa un assist molto interessante e lui entra di testa e ci può far male. Quindi dobbiamo stare attenti su questa situazione e sulle incursioni sempre di Donnarumma. Fallo laterale da questa posizione, fallo lungo di 30 metri sul primo palo ci va sempre De Giorno per inserirsi sempre Jefferson alle spalle. Quindi queste sono le due cose che ho avuto modo di vedere, diciamo, spesso nella partita del Monopoli che ho visto. Quindi una squadra aggressiva, una squadra attiva, una squadra che ha vinto 8 gare fuori casa. Vabbè, è la sorpresa del campionato. È la sorpresa del campionato e al completo, perché non hanno giocatori, diciamo, squalificati, almeno quelli i titolari. Quindi bisogna stare attenti. E Scienza è molto molto contento, è uno positivo. Sentendo l'intervista ieri con la partita del Bari, ha sicuramente incoraggiato tutta la squadra e detto che lui è soddisfatto dei due attaccanti veramente importanti e del gruppo, che è un gruppo compatto e unito. Quindi ci aspettiamo una partita difficile, molto molto difficile, tant'è vero che loro le partite con le squadre più importanti non ne hanno sbagliato: la vittoria a Terni, pareggio col Bari, pareggio strappato e rubato a Bari, dal Bari rubato, rubato a Bari. Quindi dobbiamo stare solo attenti. Però siccome voglio fare sempre il pronostico, stavolta dico 1x. Insomma, mister, 1 è meglio di 1x. Non sei convinto? Non è una squadra che vince 8 partite fuori casa. Beh, ma noi siamo forti in casa. Non è convinto, loro per caratteristiche è una squadra che ci potrebbe mettere in difficoltà, perché è una squadra rognosa, tignosa, aggressiva, come dice lui. Aggressiva, fa un pressing a tutto campo. Per caratteristiche ci potrebbero mettere in difficoltà. Però hanno, diciamo, delle difficoltà sulle fasce che le possiamo inserire. Vabbè, loro è un vero 3-5-2, perché gli esterni sono più ali che terzini, gli esterni, è vero. Un po' come la regina. Sì, che sta continuando a vincere. Aggiornatemi, perché la partita volge al termine. È un vero 3-5-2. Al granillo, Poi il termine, al 93esimo 1-0. Ecco, quindi se la regina dovesse vincere riguadagna 2 punti sul Bari. Anche se il Walter è capace di cambiare volto da una settimana all'altra, quindi ci può stare pure che fa una grande partita. Ma io, noi tutti ci auguriamo che sarà una grande partita se vinciamo sarebbe una grande vittoria. No, voglio dare un consiglio a Tedino. Non gli ridare tanto, no, ridare, tanto non va niente, non va niente, mi non deve sentire. Mi deve sentire. Gioca a specchio con questa squadra. No, dai. 3, 5, 2, vinci la partita. Mister. Vinci la partita, ricordalo. Mister. Vinci la partita. Non si rassegna. Mister, chiamiamo i carabinieri. È veramente un... un coccia dura. Non coccia dura. Tu giochi il 3-5-2 e poi vedi se vince la partita. Allora, vi saluto e vi ringrazio tutti. Ringrazio il nostro pubblico. Ringrazio veramente tutti con un pensiero serio. Perché oggi non è stata una giornata normale per la nostra città, no? No. Teramo oggi ha ospitato il Presidente della Repubblica, Mattarella. Noi, grazie al supporto di Econews, abbiamo preparato un servizio di 2 minuti che ne racchiude un po' i passi fondamentali di questa giornata, perché Supergol crede di riuscire a stare anche in queste situazioni che non saranno sportive ma che sono serie e che rendono orgogliosi anche noi teramani. Ringrazio Tonino Velbruni, in bocca al lupo Edmondo De Amicis, grazie ma in bocca al lupo, a me piace rivederti e incazzarti in panchina come solo tu sai fare. Non mancherò. Grazie al nostro amico Andrea Malatesta. Buonasera a tutti. Buonasera avvocato, grazie al supporto tecnico, rivediamo i momenti più belli di Mattarella a Teramo. Supergol torna lunedì, perché ci saremo ancora, febbre o non febbre. Ricordando che la gara a Teramo Monopoli si giocherà sabato alle ore 18. Ok? Mattarella. Grazie. La città. Non ci tenevamo a fargliene dono.
per la vita. Che la maggiore creatività, anzi la creatività richiesta dalle nuove condizioni in cui si esplicano le attività economiche, comporta naturalmente questo recupero. E ascoltare che questo recupero è frutto dei tempi che si annunciano è confortante e quindi consente di guardare al futuro con fiducia. Come diceva, mi sembra, il dottor Pipitone, questo Ateneo può guardare fiducioso al futuro, e questo l'augurio che rivolgo con l'augurio di buon accademico.